Buongiorno a tutte e a tutti, sono a Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino per la presentazione della mostra Michele Pellegrino 1967-2023. Questo progetto espositivo è promosso dalla Fondazione CRC e curato da Barbara Bergaglio. Carla, centinaia di fotografie. Sono andato avanti così, sono andato avanti con di storia, facevo il matrimonio per campare e poi ho capito che tutta questa commedia del matrimonio, ho detto ma stai, faccio un po' qualcosa perché era interessante. Allora chiedevo, posso fare una foto? Cosa dobbiamo fare? Fate quel che volete, mettetevi ancora lì. Ma ero fortunato perché parlavamo un po', poi toc, era proprio il momento giusto, non ne sbagliavo una. Poi ho fatto la clausura ho fatto nel marzo tutti i vescovi del Piemonte. Ho il piacere di poter dialogare con Michele Pellegrino, le sue opere sono in mostra qui a Camera, il Centro Italiano per la Fotografia di Torino, esposizione promossa dalla Fondazione CRC. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. È un lavoro che ci riporta immagini, una storia, una testimonianza, anzi più testimonianze di un territorio e della gente che abitava in particolare le valli occitane. Che cosa potremmo vedere in mostra qui a Camera? Ci sono alcune foto, perché c'è il lavoro completo, sono un centinaio credo siano quelli che avevano esposto al parco e Alpi Marittimi. Il suo bianco e nero sa davvero regalare tante emozioni e lo ringrazio personalmente per il suo lavoro. L'importanza di questa testimonianza nel 2024, l'importanza di queste immagini che ci riportano a una terra e alla gente che abitava e che abita queste terre. Abita ancora, ma sta morendo, perché è quasi impossibile ormai vivere questi luoghi. Perché per arrivare a un ospedale bisogna fare 40 secondi chilometri, poi con i cambiamenti climatici sta mancando l'acqua, è un disastro. Questo discorso si collega molto alle persone, alle genti che abitano appunto le valli occitane, in particolare erano delle vere e proprie sentinelle della terra. Quando ha iniziato il suo lavoro di fotografo? Ho iniziato nel 1967. Uno dei primi lavori che ho cominciato, il primo lavoro è proprio il documentario, poi ho fatto altre cose. Inizialmente ho girato tutte le valli, alcune un po' di più, alcune un po' meno, sia d'estate sia d'inverno. Molte volte sono andato con loro, con il fritto, con il fieno. Un lavoro faticoso. Immagino, interpreto il suo lavoro, signor Pellegrino, come un lavoro storico, culturale e storico. La storia orale che prende forma. Si è trovato davanti a una situazione che ha preferito abbassare la macchina fotografica? È capitato qualcosa. Sono entrate una donna, una dipendente, faceva il freddo al volo, mi ha preso il caffè, entro dentro e vedo un divano con un uomo con mio figlio mancato stanotte. Io la ringrazio, grazie signor Pellegrino, è stato un piacere. Continua a durare da allora, da quel 1967, e che ha visto passare attraverso
Michele attraverso dei cambiamenti sociali importanti. Il lavoro di Pellegrino viene focalizzato nel periodo 1967-2023. Perché in realtà copre tutta la sua produzione. Lui comincia a fotografare nel 1967 quando ha 33 anni e non ha ancora smesso. Quindi è 2023 per questo. Le sue fotografie sono per una buona parte analogiche, quindi su negativo, su pellicola, e nell'ultima parte della sua vita sta fotografando in digitale. Come avete scelto i lavori? Come è nato questo dialogo sia con Pellegrino ma anche con le storie, con la storia orale che prende forma? È così, nel senso che la scelta devo dire che è stata un po' dettata da lui. Io ho voluto andargli un po' dietro e soprattutto gli ho detto che io volevo che lui fosse contento di questa mostra, quindi abbiamo indagato quelli che sono stati i suoi temi principali. Lo spopolamento della montagna, che è un tema importante, che è raccontato con delle foto forti, e poi sia nel lavoro sulla clausura, che si intitola Visage de la Contemplation, sia sulle scene da matrimonio. In entrambi i casi, anche se sono approcci diversi, quello che emerge sempre è questa sua capacità di dialogo senza parole con le persone, di empatia, di sguardo benevolo, di amore in fondo. Lo sguardo benevolo e di amore verso le genti delle valli occitane, in particolare della Valle Stura, non proprio protagonisti della cronaca e della storia, direi. Anche questo penso che sia un valore del lavoro di Michele Pellegrino. Assolutamente, anche perché oltre al fatto che queste erano popolazioni che poi un po' per volta hanno dovuto abbandonare la montagna, credo che l'importanza di questa documentazione sia nel fatto che loro gli hanno davvero aperto le porte di casa e gli hanno permesso di documentare queste condizioni di vita durissime in cui loro erano costretti a vivere. Cosa comunica questo lavoro nel 2024, il lavoro di Michele Pellegrino? Tutto in generale? Comunica che la fotografia diretta, senza, come dire, ambizioni artistiche, ma invece molto, molto spontanea, molto di cuore, molto di pancia, ha ancora un grandissimo valore. In bianco e nero? In bianco e nero, anche se Michele, proprio con l'uso della macchina fotografica digitale, ha affrontato anche un po' il colore. Lo si può vedere in mostra in un video che presenta alcune foto d'archivio. Il ruolo che ha avuto Fondazione Casa di Risparmio in questo momento sia un ruolo importantissimo. Questo è un progetto importante per noi, un progetto che nasce nel 2017, progetto Donare. Abbiamo Michele Pellegrino ha donato alla Fondazione Casa del Risparmio di Cuneo tutti quelli che sono i suoi scatti, sono oltre 6.000 scatti. Noi ci siamo impegnati a valorizzarli, chiaramente a catalogizzarli e a mantenerli e a valorizzarli. Ecco. Oggi parte questa mostra qui in Camera, che per noi è un grande orgoglio, penso che sia il centro più importante a livello nazionale. Per oltre due mesi non solo i torinesi, io penso che da tutta Italia potranno vedere quelli che sono i bellissimi scatti che abbiamo, che insieme alla curatrice abbiamo selezionato di inserire proprio qui a Camera. Cosa molto importante per tutti quelli che arriveranno dalla provincia di Cuneo: il biglietto sarà pagato dalla Fondazione, quindi potranno non solo vedere la mostra di Michele Pellegrino ma anche le altre due mostre gratis. Questo è un impegno che abbiamo voluto prendere, perché Michele è del nostro territorio, le opere che sono state, le fotografie, le opere che sono state esposte sono opere che parlano del nostro territorio, quindi per noi era importante che le persone del nostro territorio potessero vedere queste mostre senza dover spendere il biglietto d'ingresso. Michele Pellegrino racconta gli ultimi, ma racconta poi sostanzialmente il mondo che gli sta intorno, per cui per noi è stato fondamentale avere la possibilità di raccontare, pur in sintesi, 50 anni di lavoro straordinario peraltro per molti aspetti, cercando di far vedere appunto come Pellegrino sia conosciuto, credo, da tutti, soprattutto per le sue foto di montagna, ma che in realtà poi sia in realtà anche un grande narratore di tante storie di questo territorio e di tante persone di questo territorio. Io credo che questo sia molto importante. Il rapporto con Fondazione CRC invece è un rapporto consolidato ormai, proprio a partire
dal lavoro che stiamo facendo sull'archivio di digitalizzazione e studio dell'archivio di Pellegrino, che meritoriamente Fondazione CRC sta non solo archiviando ma sta valorizzando. Ecco, tutto questo è fatto insieme, è un lavoro davvero di gruppo.